avete fatto un cazzo di abaco, Cristo, che non ci passano le pallette. Quello chiama dispenser. E quel dispenser dove non passano le pallette. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, oggi un'altra puntata di Welcome to Hell. Andiamo con ordine, innanzitutto scusate per il ritardo, però stavolta abbiamo avuto dei problemi abbastanza seri con la macchinetta. Notate già dei cambiamenti di video. C'è una nuova macchinetta. E la nuova puntata di Welcome to Hell è una puntata particolare. Cerchiamo di recuperare un pochino portandovi... Calma. Portandovi due titoli che finiscono nel nostro girone, nel mio girone dell'inferno. Qua devo stare attento a come parlo, alle persone che uso, perché è un attimo. Vedete, un attimo a prendere ceffoni. E guarda, ce lo carico oggi, I due giochi di cui vi parlo. Il primo non ho la scatolina fisica. È un gioco. L'abbiamo avuta. Guarda, faccio così, se poi sei tanto bravo da metterla qui in mezzo, farò del mio meglio. Ok, il primo gioco è Patchwork. Allora, Patchwork, io già so che mi prenderò insulti a gogo. Gioco bello, veloce. Ok, l'ho comprato tutti. Andiamo velocissimi, perché non voglio fare un video pesante, che dopo dite che sono pesante e ridondante. E non solo per la pancia. Allora, Patchwork, perché Patchwork? Patchwork, avete mai visto c'erano dei concorsi tipo trasmissioni americane dove ti facevano entrare nelle cabine che ti sparavano i soldi e tu devi cercare di prenderli. Poi quando finiva il tempo che tu uscivi con $200, perché comunque sia ste carte andavano dovunque. Soprattutto dove te le mettevi? Calma. Per dire. Allora, Patchwork ha un po' questa sensazione. Allora, il gioco è molto bello. Il gioco si presenta bene perché comunque sia un due giocatori, c'è strategia, c'è anche tattica, perché comunque sia possiamo anche decidere di giocarcela un po' bastardini nei confronti dell'avversario. Ha una bellissima grafica, De Gustibus, però insomma non piacciono dove si perde? Dove si perde Patchwork? Patchwork si perde nel fatto che è una partita anche abbastanza veloce, perché parliamo di 15-20 minuti di gioco, magari le prime partite potrebbero arrivare a mezz'ora. E infatti è un bel... Oppure se ti trovi con due strategici può diventare anche 40 minuti, cioè se proprio te la vuoi giocare alla tartaruga, vedi Gaetano. Qual è il problema? Che giochiamo 20 minuti e poi per una strana, che qua non è neanche tanto strana, ma per un meccanismo che hanno di conteggio punti, tu rischi di finire la tua partita anche a meno 30, più o meno. È una cosa che personalmente per un uno contro uno non mi sembra la più grande trovata, cioè è abbastanza frustrante come cosa. Poi, per carità, va da sé che il gioco deve essere comunque sia tattico, devi essere tu bravo, avere parecchia abilità nell'incastrare bene queste tessere. Però partendo dal presupposto che la sistemazione delle tessere iniziali è in maniera casuale e che comunque sia c'è una buona dose di casualità che si ripete per tutto il gioco, ritrovarmi a fine partita a giocare 40 minuti e poi avere dei punti che oscillano tra il meno 20 e il 2, che ti cambia, mi sembra. Cioè, se tu fai meno 20, io meno 22, è come se tu hai fatto 2, io 1, 20, io 22. Non mi piace come contesto. Oh, ma poi il format è mio, ma che ti devo sto dire? Cioè, non l'ho capito. Io personalmente questa cosa l'ho trovata un pochino. Cioè, si sarebbe potuto trovare un'alternativa a questa cosa. E io vago! Quindi, questo è il mio piccolo appunto. Chiudere tutto. Una petizione per cacciare fuori dalle palle Sauro. Perché però? Firmati la petizione. Ma tu ti rendi conto che siamo noi contro di te? Hashtag mandiamolo a casa, che poi è questa. Mandiamolo in un'altra parte di casa. Lo mandiamo a giocare a Overwatch, vai a giocare a qualsiasi cosa. Sull'autostrada magari, con ma la cuffia. No. Con la cuffia e la musica a palla. Perché? Io ti dimostrerò che siamo noi contro di te, te lo dimostrerò. Ma è probabile, però come dicevo prima, De Gustibus. Il secondo gioco di cui vi vado a parlare è... Questo mi dispiace particolarmente. Pozioni esplosive. Qui la scatola non c'è. Allora, il gioco l'ho ottenuto, vale la pena. Pozioni esplosive.
Anche qui un gioco pluripremiato, meccaniche fatte da italiani, grafica curata da italiani, gioco prodotto dalla Horrible Games, e effettivamente qualcosa di horrible c'è in questo gioco. Allora, in questo gioco la sensazione è un'altra. Come posso dirvela? Ecco, immaginate per esempio un fotografo che deve fare un servizio fotografico, si presenta con i cavalletti, con tutto quanto l'impianto, e poi alla fine ti piazza il cellulare con la fotocamera da 2 megapixel. La stessa cosa, più o meno è quello il senso. Perché? Perché Pozioni Esplosive è un gioco che basa tutta la sua meccanica sui componenti del gioco stesso. Cosa significa? Abbiamo un dispenser che a noi ce l'hanno chiamato addirittura Abaco, volgarmente, i ragazzi poi che ce l'hanno venduto. Sì, ce l'hanno venduto. Per noi l'Abaco. Sì, infatti, quindi questo dispenser di biglie praticamente è di un cartone che già all'atto della vendita cede. Tanto che la cosa carina è stata: questo è il gioco e questo è per te. Tu lo prendi, fai. Cos'è questo? Loro, ti servirà, capirai. E effettivamente l'abbiamo capito dopo, perché comunque ci siamo ritrovati, sono dei pezzi di sostituzione del dispenser che l'abbiamo cambiati alla seconda partita. No, mi voglio spingere abbastanza oltre. Non passava. Il dispenser è questo. Ecco, vedi, allora, cioè, passa al lato oscuro della forza. Però se non è perché ti devi... hanno dato, ti ma hanno sì, dato ma dai, ma non dicendo, è carino abbiamo... Ma non è carino che tu mandi in produzione un gioco e poi già devi metterci una pezza al momento della vendita. E non solo questo. Posso farti una domanda costruttiva? Mi parli di essere costruttivo? Sì. È meglio che tu aprivi il gioco e scoprivi da solo questo difetto, o loro che ti dicono: guarda, abbiamo fatto dei test, abbiamo scoperto che c'è questo difetto, eccoti la soluzione. Vabbè, sì, ok. Quindi, da qui scaturisce altre due domande. La prima, che magari un minimo di accortezza prima sarebbe bastato ad evitare questa figura. La seconda è che lo hanno davvero risolto il problema con questa bustina qui? Sì, sembra. Non abbiamo giocato. Qualcuno di mia conoscenza ha mandato una mail alla Horrible Games circa 7-8 mesi fa, chiedendo dei pezzi di sostituzione. Quindi... E risposte arrivate. Chi è questa persona? Non lo so. Ma non lo so, forse tu potresti conoscerla. Non lo so, no, non lo so, io non c'entro niente, non gioco niente a niente. Sì. Discorso. Tu sai che io sono pro gioco. Sì. Tu sai che sono qui per sono parlare a voce gioco, del gioco. Però questo è stato un po' un autogol, secondo me. E chiudo anche parlando delle biglie che compongono gli elementi delle pozioni. Le biglie, partiamo dal presupposto che noi potremmo essere anche un po' maldestri, però che alla seconda, terza partita ci ritroviamo già parecchie biglie che presentano crepe, spacchi, deformazioni, segni pesanti di usura. Ci mette in allarme e ci fa, cioè a me personalmente mi fa anche un po' incazzare, perché sostanzialmente se tutto il gioco ruota intorno a queste biglie che fanno una reazione, che esplodono, il continuo contatto rischia di farle esplodere, spaccare. Comunque personalmente, per quanto mi riguarda, questi sono aspetti che sulle quali io non transigo, cioè mi piacerebbe che da questo punto di vista venissero fatte le cose nel giusto modo. Un gioco che punta tutto sulle componenti non può perdere la sua meccanica, e delle componenti stesse non può perdere di qualità sulla meccanica. Quindi sono due giochi che vanno comprati consapevoli di queste cose. Per quanto riguarda Patchwork, siate consapevoli che potete fare una partita in cui poi alla fine il punteggio va sotto zero. Come diceva Sauro, non è assolutamente un problema, per molti di voi non lo sarà, però comunque sì, a me questa cosa un po' mi ha lasciato perplesso. In Pozioni Esplosive comprate il gioco consapevoli del fatto che la componentistica potrebbe abbandonarvi
prima di quanto vogliate. O prima di quanto speriate. Quindi... questo è quanto. Sei rimasto. Vuoi tanto sapere cosa penso? No. Vuoi sempre mischiarmi nelle cose? Sì. Sai che cosa penso? Penso che voi siete andati fuori di testa, fate un gioco da 35 euro, mi date un abaco di cartone. Di cartone dove ci passano queste cazzo di... Che Dio! Come vi viene in mente? Dura quattro partite! Quattro partite, voglio sapere nei commenti, seguiteci nei commenti, Sauro. Seguiteci nei commenti, seguiteci su YouTube, su Facebook, è sparito, su Facebook, su Twitter, su Instagram, abbiamo anche Instagram, e niente, lo vado a recuperare. Ciao!